Benvenuti! Benvenuti a tutti, al pubblico in studio. Oggi vi facciamo spendere poco, ma pochissimo. Vi facciamo fare una splendida figura, perché il nostro menù si chiama Salva Euro. E quindi abbiamo trovato i piatti giusti per fare bella figura. Coscio di tacchino alle castagne, bucatini rustici, e viene Fabio Troiano a cucinare con me, un soufflé al limone che è una delizia, e poi la ciccionata di Francisco, il tutto per meno di 20 euro in 4 persone. E allora mettiamoci a cucinare. Partiamo dal piatto forte di un menù, cioè la carne, che di solito è la cosa più costosa. Noi ce la caviamo con il coscio di tacchino. Il tacchino costa molto poco, è una carne magra e fa una gran scena perché è bello grande, ciccioso. Ha un sapore un po' delicato, diciamolo. Allora, per renderlo più gustoso dobbiamo rafforzarlo un po'. Per cui l'idea è che ci dovete mettere tutte le erbette che avete voi a casa. Quindi io qui ho la maggiorana, poi c'ho un po' di timo, ho un po' di origano fresco, pazza, bisogna essere un botanico qua, e uno spicchietto d'aglio piccolo, piccolo, piccolo. Allora, e trito, si può fare anche al coltello. Allora, prendiamo una placca del forno con la carta forno. Mamma, pesa, questo. Bam! Ci piazziamo sopra le nostre cosce, burro bello morbido. Questo me l'ha insegnato Lorelei Evans, che è una brava cuoca americana che mi ha insegnato a fare il tacchino ripieno. Lei lo mette un po' anche sotto la pelle, tacchino ripieno che tra l'altro trovate nel mio nuovo libro, che è Mettiamoci a cucinare, che è appena uscito. Per Natale fate il figurone. Insomma, lei è venuta a fare questo tacchino meraviglioso arrosto e l'ha proprio riempito di burro anche un po' sotto così. E in effetti era di una croccantezza meravigliosa. Poi noi lo rendiamo più mediterraneo perché ci mettiamo anche un po' di erbette. Così. Va bene. Mettiamo un po' di castagne. Queste sono castagne sottovuoto, quindi già un po' cotte. Le teniamo così. 150 grammi. Ci potete mettere anche una cipolla, per esempio, tagliata a pezzetti, che sta bene. Un po' di burrino lo metto anche sulle castagne, qua così. Sale. Un po' di pepe. Poi mi ci vorrebbe un po' di vino bianco o brodo, mettete quello che volete. Si può fare anche in padella questo piatto qua, Una casseruola, rigirate, sfumate poi col vino, un po' di brodo, va bene uguale. Invece noi lo facciamo in forno così poi non lo guardiamo più. Si può fare anche in una teglia del forno un po' più alta, che questa è un po'... Scusa, in alternativa al brodo, al vino, si può mettere anche del limone? No. Sì, se però le castagne col limone non stanno bene. Non stanno bene, è vero. Secondo me non devi metterci le castagne. Vabbè. Magari invece Red diceva del cognac, no, perché poi è troppo dolciastro. No, lì va... Ah, invece quella va a gusti. Lì va a gusti. Questo qua c'è un bel po', bisogna rigirarlo anche, 220 grammi. Mia sorella Manto fa il risotto col cognac, è buonissimo. Ma cosa c'entra il risotto col cognac? Guarda, Red, sei più unico che raro tu. Va bene. È buonissimo, hai ragione, anche la polenta. Meno male che c'è Red che mi fa compagnia. Allora, il burro avanzato io lo metto in padella e ci faccio un bel contorno, così. Il mais, quello nella scatoletta, classico, lo faccio proprio rosolare un po'. È un piatto veramente che assomiglia un po' al tacchino del ringraziamento, Lo facciamo rosolare un pochino, lo saliamo e lo presentiamo come contorno insieme a una specie di purè, che però non è una purè. Mo' vi faccio vedere. Sono patate ben lesse, ne prendiamo due, che io schiaccio con la forchetta, quindi in maniera un pochettino più grossolana.
Quindi contorni semplici, anche qui molto economici. Diciamo che questo piatto non dovrebbe superare i 10 euro se voi considerate anche gli ingredienti che già avete in casa, no? Magari le erbe aromatiche, l'olio, il burro. Allora, mettiamone un'altra, va che ci sta bene. Cosa ci metto insieme? Un altro 50 grammi di burro. Microonde. Mamma, qui devo mettere il mio mais, diciamo una scatoletta. Lo faccio andare sempre con un pochino di sale. E qui finisco le mie patate. Ci metto gherigli di noce, una manciata. A me capita spesso che mi avanzino le noci, quelle ancora nel guscio, che poi alla fine non mangia più nessuno. Basta aprirne tre o quattro, Detritate un po' grossolanamente, così almeno le utilizziamo e le mettiamo dentro. Vado a prendere il burro. Ok, condisco con un po' di burro, come fosse un purè. Parmigiano, diciamo una manciata. E poi bisogna assaggiarlo per vedere se, ma un po' di sale ci vuole. Quanto sale aggiungere? Ah, un pochino ci vuole, non tanto però, perché deve essere dolce comunque questa patata. Ok, poi io ho avanzato un po' di erbette e questo è un contornino rustico che sta bene con il tacchino, e non è la classica purè che è un po' anche da bambini. Va bene, adesso vediamo come sta il mio mais. Sì, sta proprio abbrustolendo per bene, bello lucido. Allora, questo tacchino ha voglia, cuoce una bell'ora, anche di più. Vi faccio vedere quello pronto qua sotto. Eccolo qua, questo fa fare una bella figura. Allora, faccio come Giotto, gli do una pennellata. Mettiamo uno. Così, poi prendo tutte le castagne che si sono ammorbidite, hanno preso il sapore dell'arrosto, cerco di tirarle magari un po' su così. Bisognerebbe poi tirare su anche il sughino, Oppa! Questo è proprio un lavoro che si fa a casa, che in televisione non bisognerebbe fare, così. Però noi siamo a casa qui, no? Allora, ci metto anche questo sughino che avanza. Che bello! Che questo non si deve sprecare assolutamente, E poi intorno ci metto il purè, deve essere tiepido, E di qui ci metto il mais. E così caldo, fragrante. Ecco, è arrivato Fabio Troiano. Adesso vediamo cosa ci prepara lui. Questo è pronto, guardate che roba sontuosa, Arrivo! Eccomi. Voilà. Eccolo qua, Fabio Troiano. Bentornato. Grazie per l'invito. Ho fatto un po' di restyling dall'anno scorso. Ho avuto molto un po' bene. Di lavori a casa. Gente in più. Prego, okay, siediti grazie. Pure qui. Io ti offro. Ecco, questo aspetta, questo. Ma aspetta un attimo. Com'è? Ti piace? Tacchino, mais, ti piace? Io però prima ti offro un bicchiere di vino. Sì. Allora, dimmi cosa ci cucini tu. Io cucino una pasta rustica. Mm-hmm.
Costa poco? Pochissimo. Perché noi oggi siamo sui salva euro, Sì, 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 ma io la utilizzo anche perché lavorando arrivo a casa tardissimo e oltre a costare poco prendi le cose che hai e la fai. Eh sì, dopo aver lavorato in RIS tutto il giorno. Esattamente, poi, insomma, vado a casa e... E devi farti una bella pasta rustica. Allora, tra poco Fabio e i fornelli, però prima ricapitoliamo questo piatto. Ho spalmato di burro i cosci di tacchino, li ho spolverizzati di erbe miste tritate con l'aglio, ho unito le castagne, altri fiocchi di burro, salato pepato, ho aggiunto anche il vino, ho cotto un'ora al forno a 220 gradi. Ho rosolato il mais con un po' di burro e l'ho salato, ho schiacciato le patate lesse, ho tritato grossolanamente le noci, le ho aggiunte, ho unito anche il burro sciolto, ho salato, ho servito il tacchino con purè e mais. Oh, allora, caro Fabio, benvenuto a tavola. Benvenuto. Eh sì, dai, quest'anno ci sarai anche tu in questa serie, però aspetta, prima di raccontarvi, voglio sapere che cosa farai, eccetera. Dimmi cosa fai oggi. Faccio una pasta rustica. Mm-hmm. Anch'io faccio una pasta rustica. Cioè, in realtà io l'ho copiata da te, quindi faccio la tua pasta. Mia sì, sì, vengo a fare la tua ricetta per capire se l'ho fatta bene. Ah, cioè, va bene, senza paura. No, senza paura. Cioè, io sono una rompiscatole. Sì, tra un po' scriverò anche dei libri, copio i tuoi e li faccio io e via. Ah, va bene, fai la mia pasta rustica. Sì. Va bene, dai. Perché l'ho vista, mi piaceva, ho detto vabbè, proviamo, è venuta. Ah, hai avuto successo? Sì, sì, ha avuto successo, bene, nessuno è morto. È già qualcosa. E allora, la prima cosa da fare, visto che l'acqua bolle, è mettere salare. Ok, bucatino, vero? Sì, bucatini. Sì, ecco. Dunque, qua saliamo. Ce n'è un bel vado? Po', lì. Allora, ecco, così. Ancora un mezzo vado pugnetto, ancora... ci sta tutto. Così. Va bene. Anzi, faccio così. Anch'io faccio sempre il richiamino, sì, sì, così. Ci vuole. Opla, guarda, comodissimo adesso da prendere. Perfetto, poi Shanghai. Ti ho agevolato. Sì, adesso devo vedere quale non si muove. Quello nero è quello che vale di più. Ok, forse ce la faremo. Col pubblico è veramente... Povero, gli ho subito messo un trappolone lì, così. Vai. È una bella difficoltà. Okay. Sono 350 grammi comunque. Va bene, ok. Questo lo metterò io, anch'io devo fare qualcosa. Vado. E voilà. Cuociono 8 minuti, però... Tu, come sai, meglio tirarla via un po'. Sì, un po' prima perché devono essere un po' al dente. Che devono gratinare. Sì, esattamente, in forno. Intanto bevo, mi ubriaco così, poi se sbaglio. Va bene. Ok, abbiamo fatto. Abbiamo fatto. Adesso iniziamo a preparare. Si è trasformata in un'interrogazione questa ricetta, immediatamente. Lo lancio, un'ansia incredibile. Allora, ingredienti. Uh-huh. Polpa di pomodoro che abbiamo qui. Bisogna condire questa polpa. Esatto. Si prendono dei pomodorini, si tagliano, che è la cosa che mi viene meglio da fare. Allora, mi piace aiuto, anche un casino. Ti aiuto. Ma sì, veramente grazie. Tu l'hai fatta questa, giuro, questa sì, pasta? Giuro, sì, l'ho fatta. Sì. Ma vedi che bello, sì, sì, l'ho sono fatto. Contenta. Allora, dunque. Perché tu cucini di solito? Sì, quando non arrivo a casa distrutto, dal set che uno dice, vabbè, fai l'attore, ma che non farai niente. No, in realtà no, fai inseguimenti tutti i giorni e poi... Eh sì, beh, il tuo lavoro esattamente, dinamico. Esattamente, si può andare in palestra per 10 ore di seguito. Porca miseria. E quindi mi stanco. Mi stanco morto. Sì. E poi ogni tanto hai anche la forza di cucinare. Sì, vado a cucino, così sì, ma perché mi diverte cucinare, quindi... Allora... Dove li mettiamo? Qui dentro, in questa polpa. Sì, sì, alla fine. O nel vino, uno nel vino. Okay. Ok, un po' di olio. Senti, invece in questa fiction, tu allora entri in Benvenuti a tavola. Entro in Benvenuti a tavola, sì. In che veste? Di cuoco? No, praticamente perché faccio... Perché sennò facevi un po' di esercizio. Sì, però no. Non faccio il cuoco, faccio praticamente il cugino di Giorgio Tirabassi che ha questa... Che ha il ristorante. Che ha questo ristorante che si chiama Il Perrone. Uh-huh. E io sono questo cugino che arriva da Roma, va a Milano perché vuole fare l'attore. Quindi... Ah, ok, quindi una parte che sì, ti appartiene. Sì, sì, praticamente sono io. E va lì e quindi per mantenersi da vivere lavora nel ristorante. Ah, quindi ti mettono a corbelle. Così. Ma e anche poi in cucina? Ogni tanto in cucina, però fa solamente casino. Ah, perfetto. Sì, sì. E come sto facendo no, adesso. No, non è vero. Ho fatto... No, sono invece bravissimo. No. Non è intanto vero. Saliamo. Vedi che c'hai un certo vedi, così. Appeal. Sì, sì, sì. Ok. L'olio sempre il richiamino. Esatto. Ops, anche così. Okay. E poi cos'altro ci mettiamo? Poi ci mettiamo l'origano. Ok, di origano. Ci mettiamo un po' di origano. Poi ci vuole del peperoncino. Prendiamo l'aglio. Ah, giusto. Schiacciare l'aglio, che è la cosa che mi piace molto, fai così. È vero. Ed è già schiacciato. Fantastico, perfetto. Non ti sei neanche impuzzito troppo le mani. Un pochettino sì, ma non fa niente, così. La cucina vuole questo. Poi giriamo un pochettino
Mm-hmm. Beh, questa bravo, è così, giuro che è così il mio, la mia ricetta. È stato bravissimo. Vabbè, adesso non ti dare sto contegno. No. Ma alla fine l'ho solo copiata, quindi... Ecco qua, adesso deve rimanere un po' qui. Mm-hmm. Per prendere sì, si amalgamano un pochettino tutti i sapori. Esatto. Senti un po' che dico. Prendo questo. Intanto aspettiamo che questi vediamo bucatini... Vediamo com'è sto bucatino. Voi avete preso un pochettino i minuti? No. Questo ancora quindi nessuno sa quanti minuti. Va bene. Va bene, intanto ci vuole una teglia. Sì, una teglia da forno. Da forno. Tu, per esempio, di solito quale teglia usi? Quella bianca. Una e poi. È fondamentale il colore per la buona riuscita di impianto. Nel senso che io ne ho una. Cioè una qualunque bianca. Cosa tu qualunque cucini. Qualunque cosa è sempre la teglia bianca. Qualsiasi quantità. Ma tu la persona... ci arrivo, eh? Sì. Per quante persone hai cucinato come un tavolata massima? No, tavolata massima del molto tipo... molto bene questa cosa, però. Che non era una tavolata, era in piedi una ventina di persone. Veramente? Sì, oh, sì. Ma mica è da tutti, eh? Sì, ma cose molto tipo l'insalata, quelle robe lì. Come l'insalata? Che va bene anche per 40, quindi. No, no, in realtà, no, tipo la pasta la faccio anche per una delle... ventina. Sì, sì, le mega porzioni. Ah, ma sei bravo. Sì, la pirofila è sempre una sola, quindi mai fare cose al forno se ci sono 20 persone. Esatto, giusto. A casa mia. Anche perché devi avere un forno così. Esattamente. Io direi che secondo me la pasta... Vai, aspetta che ti do qualche cosa. Ecco qua un bucatino, lo rimettiamo dentro, fate finta di niente. Ok. Cosa ha fatto mentre... No, niente di che. Mi tolgo. Ops. Che mi fai paura. Sì, piano, sì. Eh? Ok. Madonna! C'è già pesa un accidente. Allora, immagino che tu lo metterai poi in una ciotola, giusto? Sì, assolutamente. Te la metto qua. Ci sto facendo una sauna, praticamente. Ci sono dei vapori che sì, vengono sì. Su. Tipo che finisce questa cosa qui, c'ho 2 anni. La pelle. Allora vengo anch'io. Aspetta che ne prendo un po' anch'io. Ti giuro, questa l'appoggio così. Ok. Allora. E voilà. Si mette qui dentro. E adesso qui ti voglio, perché fino a qui sono capaci tutti. Ma sì, era una cosa... Ma adesso qui viene il divertente. Allora, prima cosa da fare è prendere un po' di questa polpa che abbiamo preparato prima e la mettiamo qui, nei bucatini. Ancora un po', dai, ma facciamo sì, i tiri. Dai, non fa tanto, ce n'è. Sì. Che faccio, e così, mescolo? Sì, mescoliamo un po', così almeno prende già un po' di... Ma io a casa mia ne metterei anche uno, appena, ecco, sì? Così, non di più. Va bene. Ok. Tanto per gradire. Sì, tanto alla fine la ricetta è la tua, quindi lo saprai più tu di me. Dunque, okay. Adesso bisogna procedere per strati, lo dico a voi un po', così faccio un po' il preside. Allora, strato di pomodoro, poi bucatini, quindi facciamo... Cominciamo per con gradi, lo strato di pomodoro. Qui ho beccato l'aglio. Faccio così, lo rimetto dentro. Perché tanto l'aglio, prima o poi arriva. Perché se qualcuno becca l'aglio è un casino. Tanto c'è l'ho ribeccato di nuovo. Ma quanto aglio ci ho messo? Dove lo butto questo? Qui dentro di nuovo. No, scusa. Così facciamo questo rischio. Ok. Vado di bucatino? Sì, bucatini. Aspetta, voglio una forchetta, sennò... Così mi schifo. Sai che i bucatini sono terribili. Ok, quindi mi levo la camicia pulita. Ma tu ce l'hai blu, sono io che rischio. E lo so, ma sul rosso risalta subito il blu, aspetta, capisci? Aspetta, dobbiamo fare un bello strato. Cosa dici? Quanti strati facciamo? Due strati, quindi. Due strati, va bene. Allora vado un pochettino più... Sì, più... Più corpo. Proprio, esatto. Ancora un cicinino. Sì, aspetta, ancora un po'. Intanto schizzo fino a voi, guarda, sì. Attenzione. Perfetto. Chi è in prima fila? Ok. Ok, e qui ci siamo. Adesso... Io ho messo pan grattato a casa mia. Tu hai messo pan grattato? Sì, e hai sbagliato. Ma io facevo pan grattato, poi parmigiano. No. No? E poi sugo. E poi sugo. E così ti si inzuppa tutto. E prima il sugo che va sui bucatini. E tutti questi sì, bucatini. Sì, ma io ho fatto poi la mia. Cioè, ho fatto una rivisitazione della sbagliata, tua. Se poi dobbiamo fare la tua. Tu metti. Allora io non... Scusami, è però logica. Cioè, io sono venuto praticamente a fare il sughetto. Poi facciamo la tua. Ma scusa, guarda come... Se tu metti il sugo... Sì. Guardate. Vale, fai vedere il sugo. Sì. Poi metti... Pan grattato. No! Parmigiano, te l'avevo detto, il parmigiano, tu... Poi metti il parmigiano... Vabbè, posso metterlo io, grazie. Meno una cosa, fatemi fare una cosa, se no... Così. Okay. Parmigiano. Giuro l'ho fatta io a casa. E ma è venuta bene? Sì. Sarà tutta appiccicata. Tutti. C'ho una casa piccolissima, vabbè. Venite a turni. In mezzo no, hai qualche... Sì, ma in mezzo sempre alla fine. Ah, ok. Poi, se così? Tu metti dopo il pan grattato, sì? Crea una sorta di isolante per l'altro strato e intanto il sugo va giù. C'è una tecnica, uno studio. Ah, ho capito.
vi ho studiato. E adesso pan grattato così. Vabbè, la devo, quindi la devo rifare di nuovo a casa, devo rinvitare di nuovo i miei amici per farla di nuovo così. Ok. Sì, ancora un po', dai, fammene mettere ancora un po'. Poi diventa asciutta. Ma no. Ma no. Adesso. Secondo strato. Secondo fai strato. Tu, visto che poi mi però sugo. No, è sopra, cioè se no. Dio, se mi ubriaco, scusa. Cioè, tu non hai capito, ma l'hai letta la ricetta? L'ho letta, l'ho fatta anche, questo è il bello. È venuta bene. Vabbè, perché? Cioè, io tengo, guarda cosa facciamo. Così. Vedi? Perché così i due strati restano separati. Te capì? Sì, ho capito. Ma meno male che non ti tengono tanto in cucina in questa fiction. Esattamente. Wow, no? Però se no sai. Adesso, quindi, parmigiano. Sugo! Ma l'ho detto così per scherzo, per vedere se eravate tutti preparati. Sugo. Guarda. Sugo. Io lo metterei tutto. Guarda che bella faccia che ha, dai. Ecco qua, così. Adesso, parmigiano. Bravo! E su questo c'ero. Lo sapevo. Parmigiano. Che rompiballe che sono, però. Parmigiano. Okay. Così. E adesso è troppo facile. E adesso origano. Era un una po' di origano, non so, ma ci secondo me ci stava, giusto per dare questa un po' di questa piccola colore. Variante te la posso concedere. Va bene. Non esagerare. Non esagerare, così però giusto una spolveratina di questo. Così. Mettiamo un po' di questo, giusto? Sì, secondo me ci può così stare. Per fare un po' una bandiera italiana. Ecco. Così. E poi, voilà. E poi? L'olio. Che quando si fa così è olio. Sempre fatto così. Anche quando vai al ristorante mi dà un po' di olio, quindi è olio. Perfetto, quindi olio. Olio. Adesso ne metterò tantissimo. Ma guarda, sta solo bene. Vai, metti in forno il tuo bel piatto di bucatini. Attento a non bruciarti. Così? Vado? Attento che è alto, sì, sì, non sì, ti sì bruciare. Se mi brucio è un casino. Poi come fai? Cosa è successo? Non lo so. Non lo so adesso. Sei salvato. Ah, tu hai schiacciato qualcosa. Io non ho schiacciato niente. Sì, sì. Ecco. E ridendo e scherzando, secondo me è già pronto. Anche facciamo, secondo me. Alberto, vieni a vedere. Guarda come è gratinato bene. Abbiamo unito le nostre esperienze in cucina. È venuto cucina fuori un piatto, strepitoso. Attenzione. Via, uno, due, tre. No, ragazzi. Era tutto sotto controllo. Era un modo per non fartelo assaggiare. No, ragazzi. No, è terribile. Aspetta. In due ci mettiamo. Cioè, sto tremando. Perché è alti. Aspetta, appoggialo. Prova a appoggiarlo. Aspetta, se prendo questa griglia. Aspetta. Ma cosa sta succedendo? Devi prenderlo da sotto. Ecco, così. Oh, che fatica. Beh, bello, però. È bellissimo. Andiamo qua. Applauso. Lo so. Guarda. Abbiamo fatto proprio la scelta giusta. Noi mandiamo e ricapitoliamo il piatto. Fabio, grazie sì mille. Grazie a voi. Io mangio? Noi mangiamo. Abbiamo lessato la pasta al dente e per il sugo abbiamo tagliato in due pomodorini, li abbiamo aggiunti alla passata, abbiamo condito con olio, sale, origano, peperoncino e aglio schiacciato. Abbiamo scolato la pasta, l'abbiamo condita con un po' di polpa di pomodoro, poi abbiamo sporcato la teglia con un po' di sugo. Abbiamo disposto uno strato di bucatini, uno strato di sugo, parmigiano, pan grattato e abbiamo ripetuto tutti gli strati. Alla fine abbiamo messo un filo d'olio e abbiamo passato in forno a gratinare per qualche minuto. Quindi fatta con tutte le cose spaiate che abbiamo, il sotto, il piatto sotto è sempre lo stesso, però i piatti sopra sono quelli che ormai abbiamo riutilizzato in cucina perché il servizio si è rotto. Stessa cosa per i bicchieri e poi per ridere i nostri euro qui, ahimè, sono quelli di cioccolato perché quelli sono rimasti. Mannaggia, andiamo dal nostro Francisco per una ciccionata, studente universitario, non fuori corso. Bella zio. Senti, una cosa sola, il piatto di prima, i bucatini, 5 euro ci sono costati, l'ho detta. Bell'affare. Bene, oggi... Oggi si risparmia, eh? Sì, dobbiamo anche risparmiare sulle parole, oggi non possiamo fare la nostra tradizionale conversation perché
è difficile. Ah, va bene. Ricetta complessa e complicata. È una nacho piadina. Una nacho piadina? Una piadina che volgerà la funzione di nachos con inside della pancetta e delle olive. È una roba a ricoprire il tutto. A che ora fai questa ricetta? No, perché a quando un orario reale. Cioè... La faccio alle 18:20. Perché... Quando inizia il mio programma? Sì, perché questa è la ricetta che offro al mio gruppo d'ascolto. Ah, per vedere i menù di Benedetta, vabbè, dai. Quando... Trappiamo questo applauso. Lavora! Lavorare. Su, cosa vuoi, una ciotola? No, zia, dobbiamo stare molto attenti a questo. Io comincerei subito realizzando una piadina. E questo qui sono certo che hai voglia di farlo tu. No, inizia a realizzare la piadina. Fidati di Sisco, impasta la piadina col metodo tradizionale. Perché io devo fare una cosa ben più importante. Ovvero, su un fuoco lentissimo... Ma aspetta, ma io non... Che sono tutti questi ingredienti? Aiutami. No, ignora. Tu ora fai finta una puntata normale, questa non è la ciccionata, e fai... Oggi faremo una piadina. Oggi faremo una piadina. Qual è lo strutto? Questo, 200... Ma te se devo lavorare... Vabbè, 250 grammi di farina, 25 grammi di strutto... Chissà qual è il fornello esatto, ecco, questo è almeno bellissimo. Almeno non mi disturbare mentre lavoro. Acqua, QB con un po' di sale fino a che non abbiamo l'impasto. Quanta formalità. Bene, ho messo un fuoco lentissimo per fare una cosa incredibile. Bassissimo, no, è lentissimo, è bassissimo. Ah, vero, guarda quante, sì, come... Questo dai, è super basso. Non so qual è latte, non so qual è panna, ma come già detto... È panna. Panna. Latte, sì. Ma tanto cambia ben poco. Ma cosa fai? Francisco mi sembra un po' confuso. Sto ragazzi. Per realizzare una crema ai formaggi che andrà a essere ciò che darà il tocco finale alla nostra nacho spiadina. Non li pucciamo nel chilis, ma bensì nel chili. Ma bensì nella nostra crema di formaggi. Fai una crema per andare a ho capito, va bene. Io allora, ti faccio la piada. Latte, panna, okay. Dopodiché gli metto. Inseriremo. Cos'è? Questo è il formaggio spalmabile, mm-hmm. Quello carino. Carino. Ah. Ma sei scemo proprio, però scusa. Delta Leggio, guarda. No, ora non mi. Ma non buttarlo così! Fidati di Francisco. E ci vuole del parmigiano e guarda chi è tornato. No, le cose filanti. Il formaggio. Come si che chiamano fila. Ste cose filanti? Va no, bene. No, zia. Aspetta, non fare là. Cosa non devo fare? Lasciala là che ora succede una magia. Ma ha bevuto oggi Francisco? Che no, non mi hai nemmeno offerto da bere. Qui bevono tutti tranne il sottoscritto. No, io offro agli altri ospiti. A te questa non offro è una semplice piadina. Sì. Ma noi gli dobbiamo mettere il tocco ciccionato, il tocco magico, il tocco incredibile. Frulliamo. Cosa? Pancette e olive. Ah, le metti nell'impasto? Sì. Buono però. Te l'ho detto che aveva inside. Vai, pancette inside. E olive. Allora io mi metto di qua. Questa è una crema che deve sciogliere, no? Sì, sì, li scioglierà dando vita alla nostra crema formaggi. Lo sai che ho comprato il tuo libro? Ma dai. Ti giuro, mi sono troppo emozionato. Un attimo di silenzio che frullo. Ma che carino, e l'hai studiato come studi per i tuoi esami? Sì, di notte. Come sentito? Chissà come si accende. Come sentito il mio libro? Sto frullando! Non lo so. Sto frullando. Non lo sa, non lo sa. Mettiamoci a cucinare! Con una forza erculea ho frullato pancetta. Ma tanta e così? Olive. Era pieno d'acqua. Drama, pensavo fosse vuoto. Cosa hai detto? Drama. Ah, drama. Drama, il dramma del giorno. Signore, quante ne mettiamo? No, vai un po' a sentimento. Così, okay. Io se avessi sentimento avrei già tirato oggi un cartone. Reimpasta. Nel frattempo io, perdonami se faccio crema, questo, guardo la crema. Ricordo che stiamo facendo fondere dei formaggi vari. Ma viene vari. Sta cosa? Ma potevi metterla prima di impastare, sei no? Tu che sei stata troppo sprint. Ma hai detto di fare una piadina. Secondo me, insieme alla farina, bisogna mettere questo trito e dopo aggiungere lo strutto e l'acqua. Senti, dimmi quanti esami hai... Se hai dato qualche esame nuovo questa settimana, hai lavorato? No, questa settimana... A parte leggere il mio libro di cui non conosci questa settimana mi sono concentrato troppo sul tuo libro ed è bellissimo. Poi hai un sorriso smagliante nella copertina che dico... Guarda, lei è proprio Benedetta. E mi... Che paraculo, si può dire paraculo in televisione? E mi emoziono. La stendo? Sì, sì.
Però voglio vedere anche te usare il mattarello oggi, Francisco, perché... Allora, facciamo così, ti passo la palla. Ecco, che mi passi tu? Ti passo qua il pentolo, la patata bollente, anzi il formaggio bollente. Dai, stendimi un po' sta piadina. Li vedi inside il nostro trito magico? Sì, sì, vedo il trito magico inside. La piadina è tonda comunque, volevo Benedetta, che tu sei abituata bene, hai dimenticato i tuoi tempi da studenti, i tuoi tempi da squattrinata, non dimentichiamo che questa così entra a tema con la puntata. Eh certo, ma per il cibo quanto spendi alla settimana? Faccio 3 euro. No, 2,50 euro e mi danno il resto. No, dai, su serio, un minimo. Io faccio la spesona settimanale e tento sempre di rimanere sotto i 30. Davvero? Sì. Beh sì, però sei da solo. Sono da solo e quindi non stecco con nessuno la cifra. Non stecco. Ah, ogni volta tu stecchi, basta. Oh, zia, buona. Buona lì. Guarda, cioè, ti pesto un piede adesso, no, così gli altri non esagerato. Vedono. Allora, tagliamo la piada così. Ah, Francisco, questo lo sai come sgamo Young. Cosa hai detto? Come sgamo Young. Cosa vuol dire? Il trucchetto che noi giovani utilizziamo perché non abbiamo mica... Ma io cosa ho fatto di male per avere questo turpiloquio nella mia cucina? Va bene, io qui l'ho tagliato, adesso cuociamo questa piada. Sì, nel frattempo. Va bene. Sai che è bella? No, fidati, che poi c'è tutto quel croccantino dentro. Dimmi la verità, da quando hai iniziato, perché sei un po' vago, quanto hai beccato da quando sei in televisione con me? Benedetta, cioè, io ho una relazione... Sei fidanzato! Oh, che brutta parola! Ci hai messo quante puntate per dirmi che hai fidanzato? Come si chiama la tua fidanzata? Invitiamola immediatamente! Allora, anzitutto non volevo scoraggiarti e demoralizzarti dicendoti che ero fidanzato. Ah, non volevo rompere le tue aspettative. Capito. Vabbè, ma io sono una sportiva, non me la prendo. No, dopodiché, non mi piace la parola fidanzata. Io uso la parola super amica con benefit. Ma per favore, una sta con te! Sì! Ma per favore, i benefit quali sarebbero? Quelli di sopportarti? Quelli di sopportarti? Dai. No, super amica perché secondo me l'amore è prima essere amici, complici e dopo entra in gioco questi benefit. Da quanto è che hai una super amica con benefit? Cosa stai facendo? Ah, ti spiego cosa succede. No, mi parli del mio amore e io ogni tanto perdo. Oggi, Allora, ora che è bello cremoso ed è praticamente pronta, io gli metto dentro, proprio all'ultimo, le fette di formaggio che fila. Ecco, quella... Con il parmigiano, che vanno proprio a ultimare la nostra crema formaggi. Dai, all'ultimo. Io invece metto, come l'altra volta che avevo fatto la piada, un pochino di burro. Perché sennò queste piade qui rimangono un po'... Tanto è una ciccionata, no? Quindi, ma sei felice quando mi vedi? Ma guarda, io conto i minuti che ci separano. Proprio mi rallegri la mia giornata. Oh, che mi sento emozionato. Quindi, cioè, non farti perché un problema. Perché ci crede? Non farti un problema del fatto che io vivo una relazione più o meno stabile. Quanti anni ha tua fidanzata? Come si chiama? No. Ah no, fidanzata, scusa, non me lo dice. Vedi, si è già montato la testa, vuole mantenere la sua privacy. No, no, è che non è carino. Magari può anche essere che lei in questo momento viva una storia parallela e l'altro non lo deve sapere. Te le tiri proprio, Va bene, qui ci siamo. Prendo il piatto. Oh, vado un attimo al piano di sotto. Salve, buonasera. Allora, ora la disponi su questo piatto. Mettiamo qua. Non aspetta l'ultimo tocco. Il parmigiano nella nostra crema. Questa è una piadina dalla forma un po' così. Sì, è un po' particolare, però ricordiamo che inside c'è quel fantastico trito di olive e pancetta. Okay. Si mangia in tanti, questo qui è un piatto da offrire per gli amici. Sette, direi. Quando è una forma normale. E il nome piadina nachos è perché ora tu me lo taglierai a forma di nachos. E come si taglia? A spicchietti, Benedetta. Fa un po' il figo. Va bene. Quanto costa sto piatto? Ma secondo me più o meno con 4 euro qui te la svolti. Ah beh, dai. Ma non una, ne fai di più, no, con 4 innumerevoli, euro. Innumerevoli. Sfamo un po' tutto il gruppo d'ascolto delle va ciccionate. Bene. Allora, necessito di un cucchiaio. Io non so più cosa fare con quest'uomo, va bene. Una ciotola, mi diceva giustamente. Ah, ma io facevo direttamente così. Ah, vuoi fare il doppio passaggio? No, dai, facciamolo fare. È più ciccio fare così, è più ciccionata. No, vieni vicino ai sbarchi fornelli! No. Vai. Oh. Fermoli! Vai.
e vai giù con la fantastica crema formaggi. Sata, andiamo insieme? Eh sì, questa emozione. Benedetta, come se piovesse. Come se piovesse ciccionata. Piove ciccionata, va bene. Basta. Quanto così. Se piovesse. Basta, basta, lasciamo. Aspetta, no, no. Ah! Era bello se lasciavi un minimo, basta, così. Ma no, se no, se, cioè, è carino basta. Che puoi dirchi le dita. Sono io la zia. Comandi. Guarda, prendimi un po' di c'è un po' di paprika lì dietro, vai, fila. Paprika, ah, eccola qua. C'è, meno male, di solito non c'è mai. Non sapevo che la paprika esistesse anche così. Cioè, è come già la... dentro le cose. Non lo sapevo. Signora, lei la mangerebbe questa? Con la paprika no. Vagliela portare, dai, sì che è buona, assaggi. No, chi vuole assaggiarne un pezzettino? Vai, uno che assaggia un pezzettino della ciccionata di Francisco. Dai, fatelo contento. Uno. Dai, fammi felice. Qualche ragazza, ecco, vedi, giovani dietro hanno avuto... Ah, no, vedi la signora, è stata... Anche quella ragazza signora. Lì, dai, così non la facciamo vedere. Dillo ai tuoi amici. Qui davanti. Vediamo se riesci a conquistare questa fanciulla con la tua ciccionata. Ragazzi, com'è? Ricapitoliamo il piatto da qui, direi, così non lo facciamo vedere tanto. Ottimo. Ricapitoliamo. Per la piadina abbiamo impastato la farina con lo strutto, un po' d'acqua e sale. Per la crema abbiamo messo a scaldare il latte con la panna e abbiamo unito il formaggio spalmabile, il taleggio, il formaggio filante e il parmigiano. Abbiamo frullato pancetta e olive e abbiamo unito all'impasto della piadina. L'abbiamo stesa, l'abbiamo cotta in padella con un goccio di burro e l'abbiamo servita con la crema, i formaggi e la paprika. Per la modica cifra di 5 euro... Facciamo adesso dei soufflé al limone che sono veramente molto molto buoni, facili e scenografici. Allora, partiamo dalle uova che sono tante, sono 8 uova. Separiamo subito l'albume dal tuorlo, l'albume lo montiamo a neve dopo e adesso incominciamo a sbattere i tuorli, cominciamo a fare dei danni subito. Allora, era un po' che volevo provarla questa ricetta perché mi sembrava veramente golosa. Che i soufflé bisogna portarli, vabbè, naturalmente a tavola all'ultimo momento, perché se no si smontano, ma sono scenografici. Poi uno che porta dei soufflé a tavola è uno che sa cucinare, no? E quindi così ce la tiriamo un po'. Poi in realtà sono molto semplici e, dicevo, super economici, perché in realtà uova, limone, zucchero, latte e un pizzico di farina. Basta, finito lì. Oddio, quante sono queste uova? Non finisco più. Allora, 80 grammi di zucchero li mettiamo qua. Sbattiamo un pochino. Io questo lo faccio già direttamente in un pentolino perché poi questo va sul fuoco. Almeno sporco una cosa di meno. Basta avere la frusta di silicone. 50 grammi di farina. Le dosi. Ok. E... come una brava crema pasticcera, questa va sul fuoco, non si raddensa tantissimissimo, un pochino però sì, con 350 ml di latte. Se partite dal latte tiepido, caldo, fate prima. Io ce l'ho un po' freddino, quindi è meglio andare in pubblicità, così quando torniamo la crema è pronta e facciamo questi mega soufflé. Vi aspetto. Bentornati nella mia cucina! Come promesso, la crema pasticcera è pronta. Questa cuoce proprio un attimo dall'inizio del bollore, pochissimo, perché sennò impazzisce avendo poco latte rispetto alla farina. Quindi vedete, in un attimo questa è pronta, così. La lasciamo riposare un pochino perché dobbiamo incorporarci i bianchi d'uovo. Se li incorporiamo in questa rovente, roviniamo tutto. Ne abbiamo una fredda. Prima di mettere i bianchi d'uovo mettiamo la scorza di 2 limoni, perché sono soufflé al limone, e il succo di 2 limoni.
metterei anche di uno solo, perché non sono una grande appassionata dell'agro, però lì va molto a gusto. Io vi consiglierei, ne mettete un po', assaggiate, ne mettete un po', assaggiate, e quando arrivate alla, al gusto che vi piace, vi fermate. Tutti questi bianchi li dobbiamo montare a neve, aggiungendo poco per volta 100 g di zucchero. Ecco qua, guardate, è venuta, meno male. Allora, adesso piano piano, ce l'ho già il cucchiaio, piano piano la incorporiamo. Vedete come rimane bella lucida quando ci mettete dentro lo zucchero, la meringa, insomma, non è che abbiamo inventato niente di nuovo. Che io tra l'altro non sono assolutamente capace a fare, perché mi brucia e mi rimane molle. Un giorno proveremo. In tanti anni di ricette non ho mai fatto una ricetta con la meringa, questa è una sfida. Voi siete capaci a fare la meringa? Qualcuno la fa qua? È difficile. Vedi, tutti mi danno ragione. Incorporiamo bene, perché questo è il momento poi cruciale, perché se l'impasto è fatto bene, il soufflé monta. Sai la delusione quando lo metti poi nel forno e non monta? Magari c'hai ospiti a cena. Ecco, il soufflé, se viene il vostro il capo ufficio, viene il direttore del lavoro di vostro marito, non fate il soufflé. Non fatelo. Ok, qui secondo me siamo proprio giusti, Buono. Buono, che buono. Allora, le cocottine sono state imburrate e inzuccherate. Le riempiamo, diciamo per 3/4. Però il soufflé ha il suo fascino. Fine viene per un esercito, se no prendete delle cocottine un po' più grandi. Allora, questa mi sborda di sicuro. Speriamo bene. Incrociate tutti le dita per 8 minuti con le dita incrociate. 200 gradi, forno statico. Oh mamma, cominciamo malissimo, Aspetta. E naturalmente non aprite il forno. Tanto noi ricapitoliamo un po' come li abbiamo fatti. Abbiamo fatto una sorta di crema pasticcera con lo zucchero, i tuorli dell'uovo, la farina, poi abbiamo aggiunto il latte e abbiamo fatto questa crema. A questa crema abbiamo aggiunto il succo di limone, la scorza di limone, abbiamo montato i bianchi a neve con lo zucchero, abbiamo incorporato tutto, abbiamo imburrato e inzuccherato le cocottine e siamo arrivati qua. Ragazzi, sono pronti, però il tempo che arrivano lì non sono già più belli come sono adesso. Pronti? Via! Adesso vi li farò cadere. Ecco, quando uno vuole fare le cose veloci. Mamma, guardate che meraviglia! Che meraviglia! 10 minuti hanno fatto.